Ed è arrivato il momento più atteso, Mario, il momento del calciomercato. Sì, siamo live con Milano, perché c'è il nostro Luca Guerra per questa giornata conclusiva dedicata al calciomercato dei professionisti. Tanti i colpi last minute attesi, alcuni già concretizzati nel corso della mattinata. Innanzitutto, ben ritrovato Luca, buon pomeriggio. Ciao Mario, ciao Fabrizio, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Intanto qui da Milano poco più di 5 ore al gong di questo calciomercato più lungo del solito. Eh sì, Luca, partirei, se sei d'accordo, dalla Serie B e dal Bari, che sicuramente ha tante opzioni a disposizione per questa giornata conclusiva per riscattare, insomma, un mercato al di sotto delle aspettative e una stagione che stenta ancora a decollare. Che novità ci sono sul fronte biancorosso? Si è sbloccata una partenza intanto in difesa, Mario, a Bari, perché Zanzuzek è diretto a Lecco con la formula del prestito. Al suo posto il Bari potrebbe comprare un calciatore under. C'è stato un sondaggio per Diego Stramaccioni, 2001 della Juventus Next Gen, ma non è l'unico profilo che si segue. Perché un under? Perché il Bari ha la lista over piena e, a meno di non mettere qualcuno fuori lista, deve operare almeno una cessione per permettere l'ingaggio di Ghiebre, Abdulrazak Ghiebre, terzino sinistro del Burkina Faso, che ha preso parte alla Coppa d'Africa con la sua nazionale. C'è l'accordo totale con il Modena, prestito con diritto di riscatto, ma si attende assolutamente la cessione di un over per poterlo tesserare. C'è invece l'accordo totale, andando a centrocampo, Mario, per il trasferimento in biancorosso di Fabio Maistro, centrocampista classe 97 della Spal. Il Bari l'aveva già sondato nella sessione estiva di mercato. L'accordo c'è per un trasferimento a titolo definitivo con contratto fino al 2026, più o meno un'operazione da 400.000 euro nelle casse della Spal. Anche in questo caso serve però prima un'uscita, che è quella di Mattia Aramu, che sta rifiutando più destinazioni, in particolare quella di Cosenza. Il Cosenza è stato il club che più ci sta provando. Chi andrà via è Andrea Astrologo, fatta per la cessione in prestito invece alla Lucchese. Non escludere altri movimenti, Mario, ad esempio anche un terzo portiere under per poter, diciamo, mettere all'occorrenza fuori lista Pissardo e giocare proprio sul numero di over a disposizione per ogni singola partita, come la Lega B chiede. Anche perché la storia del Bari e del DS Polito ci insegna che dobbiamo, insomma, attenderci di tutto sino all'ultimo minuto. Ultimo giorno determinante, o meglio, ultime ore determinanti anche per le tante pugliesi del campionato di Serie C. In particolar modo, Luca, correggimi se sbaglio, Foggia e Cerignola molto attive nelle ore che hanno preceduto il nostro collegamento. Dice assolutamente bene Foggia, che qui è rappresentato dall'intera dirigenza, si è inserito per Mirko Eramo. In lizza ci sono anche Crotone e Turris, sta lavorando a uno scambio con il Crotone tra Felipe e Di Noia. Ha fatto un tentativo anche per il terzino Rispoli del Cosenza, ma il giocatore al momento non è convinto. Ha ufficializzato poco fa Mattia Rolando, trequartista che arriva dal Renate, ma che in Puglia, ricordiamo, anche con la maglia del Monopoli. Per quanto riguarda il Cerignola, sta prendendo un portiere un po' a sorpresa, perché evidentemente vogliono capire bene quali sono i tempi di recupero di Krapikas e Barosi dell'Ascoli. Proverà in chiusura un blitz anche per Silipo del Monterosi e per Asensio del Potenza. Intanto è arrivato con la formula del prestito dall'Ancona Luca Lombardi, che è un attaccante classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Empoli. Nella prima parte di stagione è stato a Brindisi. Poi, Mario, c'è il Monopoli che sta praticamente realizzando una rivoluzione a gennaio, perché pensate un po', sono già 24 le operazioni realizzate tra entrate e uscite, potrebbero però aumentare. Intanto c'è stata la cessione di Spalluto in prestito al Trento, è andato via nelle scorse ore anche che passerà all'Alessandria. Il Monopoli ha un obiettivo di mercato ancora, che è Grandolfo, sarebbe un ritorno. In tal senso abbiamo sentito il DS biancoverde Marcello Chiricallo. Direttore Chiricallo, il Monopoli tra i club più attivi di questo calciomercato invernale in Serie C, 24 operazioni tra entrate e uscite. Qual è stato il significato di questa campagna acquisti di gennaio? Ma io credo che quando una squadra è in difficoltà c'è la necessità di cambiare. Abbiamo cambiato allenatore, quindi allo stesso tempo ho ritenuto corretto cercare di dare dei giocatori più funzionali a quelle che sono le idee di gioco dell'allenatore. I risultati stanno arrivando, arrivate da un bel pareggio ottenuto nonostante l'inferiorità numerica a Catania, nonostante un arbitraggio che ha fatto discutere. A che punto è l'amalgama all'interno della squadra? Perché poi cambiare implica anche il ricostruire un gruppo.
Sì, sicuramente quello potrebbe essere, diciamo, la nostra preoccupazione, però allo stesso tempo, almeno vedendo le ultime due partite, io credo che questa squadra sta incominciando a trovare una sua fisionomia, un suo assetto, ma soprattutto credo che siano tutti giocatori funzionali a quello che è il nostro obiettivo, che è quello di arrivare ad ottenere la salvezza. Ci sono state due operazioni con un club di B nelle scorse ore, con il Lecco sono arrivati il portiere Dalmasso e il centrocampista Ardizzone. Che tipo di profili sono? Ma intanto noi eravamo alla ricerca di un portiere, perché con l'uscita anche sia di Perina che di Bottis era arrivato Gelmi, avevamo la necessità di inserire un nuovo portiere, abbiamo pensato di prendere un portiere che comunque ha già la giusta esperienza, e quindi spero che sia un ragazzo che ci possa dare una grossa mano. Per quanto riguarda poi Ardizzone, non è certamente un giocatore che scopriamo, un giocatore che ha un suo pedigree, una sua storia, e credo pure che sia un giocatore che nel nostro contesto e nel novero dei centrocampisti che abbiamo possa essere un giocatore che ci possa far elevare la qualità di gioco. Ultima battuta sul prossimo turno di campionato: sabato sera c'è un Monopoli Avellino che si prepara da solo, giocate contro una delle squadre più forti del campionato, che arriva però da uno stop improvviso. Sì, io ritengo che l'Avellino probabilmente per l'organico che ha è una delle squadre candidate alla vittoria finale. Sicuramente hanno avuto questa battuta d'arresto, però credo che ha una forza importante. Noi è ovvio che stiamo cercando di venire fuori dalle sabbie mobili, non è certamente una partita facile, però io penso che se la squadra mostra in campo quello che è lo spirito che ha mostrato nelle ultime due partite, ce la possiamo giocare alla grande. Luca, torno da te per aggiornamenti su Taranto, Virtus Francavilla e Brindisi. Sì, il Taranto che praticamente ha fatto quasi tutto negli scorsi giorni, molto difficile che arrivi Falco alla fine, era una suggestione di mercato che si era consolidata nelle scorse settimane. Il Taranto ha salutato intanto Esmeraldo Condai, una rescissione consensuale del contratto. La Virtus Francavilla potrebbe salutare Giuseppe Giovinco, che piace alla Fermana, c'è una trattativa in corso proprio in questi minuti. A Brindisi in uscita c'è Petrucci, che ha mercato a Gibilterra, quindi altra avventura all'estero per l'ex Clugy, mentre è stata presentata un'offerta per un centrocampista greco, Zinkaros, classe 99 del Panetolikos. Il Picerno ha chiuso il mercato, lo ha detto ai nostri microfoni il direttore generale Vincenzo Greco, e allora ascolterei proprio Greco per poi tornare con due notizie dalla Serie D. Direttore Greco, Picerno ormai tra le belle realtà di questo campionato di Serie C, è stato un calciomercato invernale di rifinitura per voi, possiamo definirlo così? Sì, io non dovevo operare sul mercato, sono intervenuto per sostituire De Cristoforo che è andato all'Avellino con Albertini, poi volevo comunque portare in organico due calciatori under, uno è stato Petito, l'altro è stato D'Agostino, e poi mi sono trovato costretto ad intervenire sul mercato per sostituire Garcia, che purtroppo è stato colpito da un infortunio importante. Ieri ho preso Cadilli dalla Casertana, un giocatore che per caratteristiche si sposa bene con il nostro progetto tecnico. Possiamo definirlo chiuso questo mercato, anche se mancano poche ore? Sì, assolutamente, siamo al completo, anzi io ripeto, il mercato è stato un mercato di riconferma, perché ho dovuto riconfermare i pezzi pregiati che abbiamo in rosa, tante richieste per i nostri giocatori, quindi mi è piaciuto anche registrare la volontà di questi giocatori di continuare il percorso con il Picerno, e quindi il mercato importante l'abbiamo fatto trattenendo questi calciatori. Luca Pignoli della Serie D, so che il Casarano molto attivo in giornata. Sì, c'è qui tra l'altro il DS Montervino, Casarano che ha definito l'arrivo di legittimo per la difesa, mentre Parisi lascia Casarano e passa al Campobasso. Ovviamente Mario, fino alle 20 ci saranno ancora tante operazioni da rifinire e ufficializzare. Noi torneremo da te questa sera proprio dopo il gong per tutte le notizie e i movimenti di giornata. Grazie per il momento a Luca Guerra. Luca, buon lavoro. Grazie, a più tardi.